Daniele Boldrin, economista. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, piacere di rivederti. Piacere. Cosa succede? Piacere assolutamente nostro. Adesso so bene che dallo scoppio della guerra, diciamo che hai seguito gli eventi in maniera particolarmente dettagliata e partiamo con una domanda un po' più generica. Visto tutte le misure intraprese, visto comunque questi summit che sono assolutamente e completamente dedicati alla situazione in Ucraina, la posizione degli Stati Uniti molto aggressiva anche in termini di sanzioni, se vogliamo essere pienamente sinceri, quale potrebbe essere, diciamo, l'esito o almeno le prossime mosse da una parte dell'Occidente e dall'altra parte della Russia? Oddio, come sai, non amo fare previsioni economiche e quindi non amo ancor meno fare previsioni militari e politiche. Mi sembra che la direzione presa dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dai loro alleati a livello mondiale sia piuttosto chiara, e cioè di fornire supporto militare all'Ucraina senza passare i limiti che in questo momento vengono percepiti come rischiosi, nel senso che rischiano di scatenare una reazione russa che poi ci forzerebbe a una reazione militare nostra particolarmente seria. Ora lì molti si divertono in Italia a terrorizzare il mondo con le bombe atomiche, cadendo nella trappola putiniana. È palese dal comportamento di Putin dopo un mese che quella della bomba atomica, delle atomiche tirate di qua e di là, è un bluff di scarsa rilevanza, di poca credibilità psicologica. Se fosse disposto a arrivare al gioco dell'atomica, avrebbe condotto la guerra in altra maniera e con forme ancora più distruttive di quelle gravissime che ha. L'utilizzo della minaccia atomica, ma è un bluff che non vale la pena. Quindi io mi aspetto, mi sembra che quello che ho appena appreso da voi sia coerente, che aumenti la pressione. Diciamolo, gli ucraini stanno vincendo la guerra sul terreno, la stanno perdendo dal punto di vista umano e civile, perché la Russia continua a utilizzare centinaia di missili ogni giorno e artiglieria pesante per distruggergli la città e ammazzargli i civili, che è una cosa orrenda, e sta iniziando deportazioni. Ma sul terreno militare la difesa ucraina è di straordinaria efficacia, sorprendente efficacia. Anche un po' grazie all'Occidente, però, perché... Assolutamente, però sai, ci vogliono due cose, ci vogliono gli esseri umani che abbiano il coraggio di rischiare di morire, ci vogliono migliaia di esseri umani che dicano ok, io per la mia terra, per la mia città, per la mia gente, per il mio paese rischio la morte, e poi ci vuole qualcuno che gli dia il javelin o le varie armi anticarro da mettere sulla spalla con cui sparare. E anche una coordinazione, c'è una coordinazione, mi sembra assolutamente ragionevole che ci sia. Il punto è questo, quindi nella misura in cui resistono e difendono il grosso del loro paese, è ragionevole dargli la possibilità di continuare a farlo. Perché? Perché ovviamente dovrà esserci un certo punto, a meno che davvero la Russia non decida un'escalation gravissima che coinvolga la NATO, ma nel qual caso ne finirebbe distrutta militarmente. Adesso qui non si tratta, a me non piace fare quelli roboanti, ma è un fatto obiettivo che poi, da quello che abbiamo visto sul terreno, la superiorità militare dei paesi NATO sulla Russia è totale, quindi non è assolutamente nell'interesse della Russia rischiarlo, perché rischia la distruzione totale del suo esercito. Quindi bisognerà arrivare a una trattativa, cosa su cui, devo dire, l'Occidente e anche la Turchia, anche altri paesi, anche la Cina in maniera molto schiscia ci stanno provando. Bisognerà arrivare a una trattativa vera, ok? Però va anche appresa, bisogna ricordarsi una cosa: le trattative in caso di conflitto si fanno a partire dalla situazione sul terreno. E questa è la ragione per cui vuoi aiutare gli ucraini a difendersi, a mantenere una situazione sul terreno che gli dia bargaining power. Perché se glielo togli completamente, li disarmi e fai arrivare i carri armati russi a Kiev, non solo vengono ammazzate molte persone, deportate molte persone, scacciate molte persone, più ancora dai 10-12 milioni che già sono fuggiti, ma hai anche di fatto una Russia che controlla la parte, come dire, est del mezzo paese, e a quel punto le trattative le fai a partire da quel punto lì, ovvero la Russia si è costruita una mini Bielorussia, chiamiamola Bielo-Ucraina, che è uno stato vassallo. La ragione per permettere agli ucraini di difendersi è questa, proprio strategicamente.
Ecco, volevo toccare un altro punto, l'ho detto anche precedentemente, per il momento gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono stati molto aggressivi in termini di sanzioni, hanno fatto delle sanzioni che contano, soprattutto quelle che sono andate a colpire il comparto energetico, che è, diciamo, il cuore dell'economia russa. Dunque hanno bannato le importazioni di gas e petrolio. Non possiamo dire lo stesso dell'Europa, per ovvi motivi, perché l'Europa dipende, almeno per il momento, di breve e medio termine, dalle importazioni russe, e quindi anche ieri, un'altra volta, Putin probabilmente ha messo un po' in debolezza l'Europa dicendo che vorrà i pagamenti per le consegne di gas in rublo e non più in dollari. Detto ciò, qual è il parere all'interno degli Stati Uniti alle misure e alle azioni che ha intrapreso Biden? Perché mi sembra ovvio che andranno a colpire l'inflazione americana, che si avvicina al 9%, per cui poi di conseguenza Biden e Powell forse verranno senza alcun dubbio bastonati. Perché l'idea di Draghi di aiutare di più l'Ucraina non è piaciuta agli italiani, non è assolutamente piaciuta agli italiani. Quindi come viene percepita l'azione di Biden in America? Allora, questa è una plateale dimostrazione che si tratta di due elettorati, di due popolazioni, di due cittadinanze diverse, con priorità diverse. Qui c'è abbastanza consapevolezza che questo avrà un prezzo economico per gli Stati Uniti e per i suoi cittadini, ma se tu guardi i sondaggi, l'80% è assolutamente favorevole a mantenere la linea dura. E anzi, direi che c'è una parte sostanziale della popolazione, una parte sostanziale del Partito Repubblicano, che dice Biden ha sbagliato ad avere una linea soft all'inizio, bisognerebbe avere una linea molto più decisa fin dall'inizio, senza credere che Putin avrebbe accettato soluzioni diplomatiche. Credo che l'unica cosa che questo dice è che che non è un caso che a liberare l'Italia dai fascisti italiani e dai nazisti tedeschi siano stati gli americani e gli inglesi e non viceversa, punto. Poi ognuno ci fa le riflessioni storiche che vuole, e chi non è in grado di accettare questa cosa faccia pure. Vedremo il giorno 25 aprile chi andrà in piazza a gridare che cosa. Sulla questione energetica, ovviamente l'Europa qua paga, è la riflessione che ho fatto ormai da tempo, ma ovviamente in particolare sto mese, non sono l'unico, anzi, paga gli errori drammatici, la retorica, il populismo, le baggianate di essere diventato il paese, il continente di Greta Thunberg, che pensa che i problemi della CO2, del riscaldamento globale, li risolviamo suicidandoci, avendo fatto scelte folli antinucleari che ci hanno costretto a legarci le mani e diventare totalmente dipendenti, non tutti noi, francesi no, grazie a Dio, ma Germania e Italia in particolare, dal gas, dal petrolio russo. Mi pare che in Germania la riflessione su questi errori sia stata avviata molto rapidamente, spero continui, spero che si arrivi a comprendere che esiste ed è assolutamente necessaria per l'indipendenza, la sicurezza, lo sviluppo e la riduzione del global warming andare nucleari, non totalmente, ma come uno dei componenti nel portafoglio di fonti energetiche. E questo è niente, l'Europa paga le colpe di 30 anni di politiche energetiche, anche non solo energetiche, ma proprio, come dire, strategiche di relazioni internazionali erronee. Punto e fine. Adesso l'intervista non è il momento per discutere, sono politiche erronee, ne paghiamo il prezzo. Posso dire una cosa sul rublo? Questa cosa del rublo hai citato molti, mi fa un po' ridere. Allora, qui delle due l'una: o Putin ha deciso che cerca di ricattare l'Europa fondamentalmente non vendendogli petrolio, ma mi pare che la tendenza sia cercheremo di fare a meno, oppure gas, oppure è una partita di giro il cui unico effetto forse è di essere come dire, un cappio più forte al collo delle sue imprese esportatrici. Perché? Perché fino adesso le imprese esportatrici potevano ritenere circa il 20% di valuta estera che ricevevano, l'80% andava cambiato in rubli. Adesso, se tutte le transazioni devono passare attraverso la banca centrale e la valuta estera finisce in banca centrale, quindi in tasca a Putin, diciamo così, perché la controllerà, e le imprese esportatrici riceveranno rubli e non avranno valuta estera.
punto, ma non vedo che grande differenza fa, anche perché la dipendenza delle grandi imprese esportatrici russe dal regime politico è totale, quindi è di scarsa rilevanza. Per quanto riguarda il resto, è del tutto irrilevante. Le oscillazioni sui mercati lo provano, nel senso che i trader si emozionano, la gente fa confusione, ma vale Modigliani Miller: prima io ti vendevo il mio petrolio e tu mi davi i dollari, adesso invece bisogna fare due passaggi. Tu mi dai i dollari, io ti do dei pezzi di carta chiamati rubli, poi tu mi dai i pezzi di carta chiamati rubli che tornano a me e io ti do il petrolio. Pensa un po', non è cambiato assolutamente nulla. Ecco, volevo fare un'altra domanda, una specie di follow-up a ciò che ci hai appena risposto, molto interessante, il parere dell'elettorato, però... ecco, non è un po' facile dirlo nel senso degli Stati Uniti, dove comunque in questo momento di inflazione anche gli stipendi sono aumentati e quindi diciamo che il consumatore americano non è così in difficoltà come lo è per esempio il consumatore europeo in questo istante, specie l'italiano, che ha un'inflazione del 6% e zero crescita quasi degli stipendi, e con un rischio di come dire, fermare i flow di importazioni di gas e petrolio nel caso ovviamente i paesi europei, in questo caso anche l'Italia, si dovessero rifiutare di pagare in rublo, perché è quello che effettivamente ha minacciato diciamo Putin ieri ed è quello che ha spaventato i mercati. Alexandra, facile o no, ognuno paga la responsabilità delle sue politiche, punto numero uno. Punto numero due, l'inflazione qua è leggermente più alta che in Europa. No, certo, certo, ovvio. Sarebbe il caso che la Banca Centrale Europea se ne rendesse conto, sarebbe il caso che, come si sta cercando di fare qua, per carità, anche qua siamo stati in minoranza a spiegare che le politiche fiscali prima di monetarie di Trump prima e di Biden poi sono dannose, erano dannose, e la politica di gestione del Covid era dannosa, avrebbe causato quello che sta causando. E non è neanche vero che i salari qui stiano crescendo al ritmo dell'inflazione. Siamo tutti perfettamente consapevoli che, fatte salve alcuni casi fortunati, in media il tasso di crescita dei redditi nominali quest'anno sarà più basso del tasso di inflazione. Perché? Perché come, e qua davvero mi quest'anno ma non l'anno prossimo, non l'anno ma scorso, anche l'anno scusate. Prossimo vedrai, no, vedrai. Chiedo scusa, ho fatto confusione, quest'anno sì ma non l'anno scorso. Ma no, ma non è vero, ma neanche l'anno scorso, ma non è vero. Non so da dove venga l'idea che i salari reali siano cresciuti l'anno scorso. L'anno scorso c'è stata una crescita della quota del reddito al lavoro sul reddito nazionale, ma perché c'è una contrazione dell'offerta di lavoro che non ha nulla a che fare con l'inflazione. Certo, è uno degli effetti dannosi delle politiche fiscali, ovvero se tu crei una situazione come l'abbiamo discusso anche proprio qua con voi in occasioni precedenti, le misure prese sia da Trump che da Biden hanno favorito una riduzione enorme, nell'ordine di milioni, dell'offerta di lavoro. Questo ha creato tensioni su alcuni mercati. L'esempio mio è Whole Foods mi portava le cose a casa direttamente gratuite fino a alcuni mesi fa. Perché? Perché il costo di farla arrivare a casa attraverso i camioncini era basso. Quando quel personale non l'ha più trovata, me la fa pagare $10 la consegna a casa della spesa in internet. Ecco, quindi certo c'è stato questo effetto, ma c'è uno shock reale, quello che stavo dicendo, cioè l'ho detto fin dall'inizio, il Covid da un lato e adesso la guerra sono due shock reali che ci impoveriscono, c'è poco da fare. L'inflazione non è altro che la maniera in cui questo shock reale, che riduce il livello di reddito reale di tutti, poi si recupererà con la crescita, però per il momento si riduce, viene aggiustato attraverso aumenti dei prezzi che comportano variazioni dei prezzi relativi. E quindi le variazioni dei redditi, certo che sono positive, ma sono inferiori quando fai la somma sopra gli anni, e vedrai che negli anni a venire così sarà, della variazione del livello dei prezzi. Io non vedo, questo è un fatto. Allora, che questo sia la situazione sia peggio in Europa che negli Stati Uniti, hai assolutamente ragione, ma è peggio in Europa perché le scelte politiche, sia di politica monetaria che energetica, che industriale, che fiscale, europee, sono ancora peggiori di quelle statunitense, che non è che mi rendano felice, però così è.
No, io lo stavo dicendo semplicemente perché da un punto di vista capisco perfettamente che uno non può rimanere, cioè senza far nulla, uno mi intendo dire i diversi stati, senza far nulla di fronte a ciò che accade in Ucraina, che è terribile ed è orrendo. Però dall'altra parte bisogna essere perfettamente consapevoli che la situazione in Europa in termini di inflazione, in termini di crescita economica, in termini di dipendenza della Russia sotto punto di vista energie e materie prime, ma anche dell'Ucraina in termini di materie prime, per essere sinceri, è molto più importante rispetto a quelli degli Stati Uniti. Dunque, detto ciò, immagino che prima di andarci pesantemente in termini di sanzioni sul comparto energetico, su rifiutarsi di pagare in rublo e così via, probabilmente bisogna, come dire, anche da economista, dal punto di vista economico, tu immagino sai molto meglio di me quali sarebbero le conseguenze, farsene una ragione. Tutto qua. No, no, hai ragionissimo. Senza, ma io più che altro, senza polemiche, assolutamente. No, nessuna polemica. È solo che voglio sottolineare il fatto proprio importante che non è che sia... Cioè, voglio dire, la maniera in cui io guardo a questo, se mi tolgo il cappello da americano e mi metto quello da italiano, non è di... Vabbè, è facile per il Michele americano fare l'invito alle sanzioni mentre il Michele italiano no. Il Michele italiano deve fare uno sforzo di fare l'adulto e dirsi: ascolta, mi sono messo io in questa situazione qua, sì, c'è il rischio che questa situazione qua duri nel tempo e addirittura si ripeta, sì, allora cerco di imparare dalla situazione, dalla lezione. È inutile che stia lì a spiegare agli altri: ma io forse adesso non vengo in gita, non combatto con voi perché sapete. Quella parte lì a me sembra che sia una maniera per reiterare gli errori che andiamo facendo da una ventina d'anni e per trovarci fra qualche anno in una situazione del tutto peggiore. E questo è il mio ragionamento. Non c'è nessuna polemica, anzi al contrario, è proprio una riflessione che faccio con me stesso, perché avendo due passaporti. No, effettivamente volevo fare il punto perché seguo attentamente il tuo dibattito su Twitter e vedo che in più occasioni, diciamo, sei stato contrario alla prudenza di, diciamo, ad alcune persone, specie sul comparto energetico. Detto ciò, ultimo argomento che vorrei... Il comparto energetico è molto importante, cioè non avere la consapevolezza che il mondo è ciò che è e che l'energia va prodotta e che l'indipendenza... Ecco, sono tutti che hanno le cose strategiche, lo Stato. Ecco, se c'è qualcosa di platealmente strategico da 60 anni a sta parte, è l'energia. Un governo, un paese che non si pone il problema dell'indipendenza energetica in maniera seria e realista, è un governo, un paese che fa male a se stesso. Su questo va detto. Assolutamente, senza alcun dubbio. Vorrei, ultimissimo argomento, l'inflazione, che rimane molto calda, questo argomento molto caldo almeno sui mercati, perché ovvio che è iniziato un riposizionamento a causa dell'inflazione. Fed e BCE hanno ammesso che comunque rimarrà con noi ben più del previsto, probabilmente si tornerà sui propri target verso 2024, quindi siamo diciamo in un momento completamente diverso rispetto a ciò che eravamo solo tre mesi fa, ovvio che nessuno si aspettava una guerra così come è accaduta poi successivamente. Una domanda sulla Fed e Powell: effettivamente alzando i tassi di 50 punti base, visto quello che è accaduto in Gran Bretagna, ci hanno alzato più volte i tassi, l'inflazione rimane elevata, cioè riusciranno a riavere la propria credibilità e B, effettivamente calmerare l'inflazione, visto che il petrolio probabilmente rimarrà alto per un bel po' di tempo? Hai ragionissimo, chi ci ha ascoltato nelle occasioni precedenti questa cosa l'abbiamo detta da un pezzo. L'inflazione che vediamo, da un lato poteva essere temporanea, oddio, sei mesi fa solo i servizi segreti americani cominciavano a ritenere che Putin avesse invaso l'Ucraina, adesso questa roba cambia di nuovo lo scenario, lo peggiora drammaticamente, ma chiamiamo così l'inflazione Covid. Un anno fa, quando è diventata palese, avrebbe potuto essere temporanea se e solo se, e lo si disse proprio qua, su questi schermi oltre che su altri, i governi dei paesi occidentali in particolare, ma anche quello cinese, avessero adottato delle politiche di gestione del Covid diverse, avessero smesso l'espansione fiscale in corso
che costringeva, perché non c'è alcuna autonomia delle banche centrali oramai, è stata distrutta in questi ultimi 20 anni, quella autonomia che c'era negli anni 80 e 90 se n'è andata a quel paese. Le banche centrali rispondono, obbediscono agli ordini della politica fiscale e della politica in generale. Se non si fosse fatto nell'ultimo anno ciò che si è fatto, e cioè continuare a monetizzare, continuare a espandere fiscalmente e continuare a mantenere politiche di gestione del Covid che rendevano impossibile ritornare a una situazione produttiva normale, specialmente al reparto manifatturiero, che è quello che conta, avremmo avuto un balzo inflattivo e una caduta. Adesso no, adesso abbiamo oramai una permanenza, il meccanismo tipico, no, dei costi ha preso la sua spirale, l'aggiustamento che era necessario perché si rifà la cosa che dicevo prima, c'è stato uno shock reale e lo shock reale ti rende più povero, e ci sono due maniere di farlo, o abbassi alcuni prezzi o ne alzi altri. La maniera in cui funziona da sempre nel mondo in cui viviamo è che ne alzi alcuni e quella ti crea inflazione. Questo aggiustamento adesso come dire, continua la spirale. Io temo purtroppo che si rischi di arrivare a una situazione Volcker, e cioè che se le politiche fiscali e quelle, ripeto, di gestione del Covid nei paesi occidentali e nella Cina non cambiano rapidissimamente, ormai un po' troppo tardi, l'unica soluzione che l'autorità monetaria avrà è causare una forte recessione aumentando non di 50 punti base ma di 250 punti base. È brutto, ma è quella la situazione che stanno creando sul terreno. Eh sì, purtroppo è molto complicato essere anche banchiere centrale, un po' anche a causa a fattori esogeni, senza alcun dubbio. Grazie mille per aver ritagliato un po' di spazio dalla tua agenda molto molto impegnata, Michele Boldrin, economista e professore universitario Washington University. Alla prossima e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Arrivederci. Arrivederci.